Il Mirna che parte da Torino! Noi ci siamo! Migliaia di commercianti si sono ritrovati questa mattina a Piazza Castello per protestare contro la direttiva Bolkestein, la norma comunitaria che consentirà anche alla grande distribuzione, grazie all'estrema interpretazione del governo Berlusconi, di affacciarsi sui mercati rionali. Siamo qua per sollecitare il governo perché convochi immediatamente la conferenza governo-regioni. Questo è indispensabile perché non può essere demandato alle singole regioni di legiferare su una materia così delicata come una piccola e media impresa. Che non si porta poi per Roma! Non ci sputtaniamo! Continua a dirvelo! Tutti insieme dobbiamo essere uniti! Perché è giusto che l'ambulante è una figura che deve continuare ad esistere. Vogliono toglierci le licenze, è l'unica cosa che ci dà da mangiare, è il nostro mestiere, il nostro lavoro e lo vogliamo tenere con i denti stretto stretto. Cos'è che non vi va bene della direttiva Bolkestein? Il fatto che da domani già siamo precari, saremo ancora più precari, saremo in mezzo a una strada. Noi siamo giovani, lavoriamo da tanti anni e di punto in bianco saremmo come gli ennesimi senza lavoro. Noi siamo dal prefetto a chiedere che sia garantita la conferenza Stato-Regioni e che tutelino tutte le parti politiche voi. Se ci schieriamo oggi o appartenete a uno o appartenete all'altro, invece voi siete uomini e imprenditori liberi. La situazione qui è molto grave, siamo noi commercianti che chiediamo a tutte le istituzioni, al prefetto che scenda giù lui in piazza, non siamo noi a spostarci. E i rapporti col sindacato non ne volete sentire? No, ma figuriamoci, sono quelli che ci hanno messo in questa bolgia. Il comitato Stoppa la Bolkestein, nato qualche giorno fa contro i rischi della liberalizzazione delle licenze, che potrebbe portare, secondo gli operatori, la grande distribuzione organizzata nei mercati rionali, ha però faticato a contenere la rabbia dei manifestanti. Gli ambulanti si sono quindi quasi subito spaccati, i sindacalisti, come chiamano i detrattori, che intendono incontrare e trattare con la politica, i duri e puri che invece intendono andare avanti con proteste serrate. A farne le spese per primo il consigliere regionale centrista Deodato Scanderebeck, che è stato allontanato senza troppi complimenti dal palco frettolosamente montato a Piazza Castello. La legge qua, la approvano o no? La legge qui è stata recepita da quella gente lì, dovete andare lì, dovete entrare lì dentro, ragazzi, e l'ha preso che l'ha approvata. Cosa bisogna fare per protestare? Bloccarla, quindi un disegno di legge subito, bloccarlo subito. Tu mi fai diventare un politico come te, mi dai 1500 euro al mese, io non vado più come a fare... Come ti chiami di nome? Io, non io mi chiamo Massimo. Massimo, non vado io sto dicendo questo, ascolta. Non vado più a fare mercato, ascoltami, bello mio. Io devo pagare l'Inps, ho due figli da mantenere, hai capito? Ma adesso mi fai parlare, ma se sono qui perché sono qui? No, a me non mi interessa, perché già non abbiamo paura di nessuno, noi siamo gente che si alza mattino e va a lavorare. E il diritto del lavoro non ce lo può togliere né Berlusconi, né la comunità europea, non ce ne frega niente di niente. A Porta Palazzo intanto solo due i banchetti aperti, anche i lavoratori extracomunitari hanno infatti partecipato al corteo. Dito che ci doveva essere uno sciopero, però non sapevo quando. Ora farà la spesa al supermercato o nell'unico bancone rimasto? No, supermercato. Supermercato. Nessuno ha piazzato, è bastata che una persona ha parlato per tutti. Noi abbiamo 90 banchi di là, gli extracomunitari cinesi, ma anche marocchini e anche non solo cinesi, marocchini, indiani e tutti. Di là, se tu vai a vedere, non c'è un banco. Nessun banco. Noi chiudiamo il magazzino con scritto sciopero. Marocchino, cinese, indiano e quello che egiziano, nessuno ha piazzato. E qui invece? E qua ci sono due mele marce, evidentemente. Una delegazione costituita da sei rappresentanti dei mercati di Crocetta, Piazza Benefica, Corso Cincinnato e Porta Palazzo sono stati poi ricevuti da incaricati della prefettura. I manifestanti hanno inizialmente marciato compatti, bloccando il traffico in via Roma, sostando a Piazza San Carlo e proseguendo poi fino alla stazione di Porta Nuova. Siamo con Antonio del comitato Stop alla Bolkestein, quindi le prossime mosse? Le prossime mosse dipendono molto dalle mosse che farà il nostro amico Bolkestein, che ci vuole a terra tutti quanti, e non è cosa possibile perché sta toccando la vita familiare di milioni di persone italiane. Devo fare un altro spazio, siamo arrivati a Porta Nuova.
Qui una parte consistente degli ambulanti, la parte meno movimentista, ha deciso di interrompere la manifestazione. 30 anni che lavora la mamma, ha cominciato con i formaggi e con l'abbigliamento. Adesso non è una cosa giusta che ci hanno chiuso la stazione. Chiudono, riprendeteli i poliziotti che hanno chiuso la stazione, riprendeteli. No, hanno chiuso la stazione, non ci fanno entrare, riprendeteli. Siamo liberi cittadini italiani, vogliamo entrare nella stazione e non ci fanno entrare nella stazione. Una piccola delegazione è stata nel frattempo ricevuta al vicino Teatro Vittoria, dove si era da poco concluso il convegno con i vertici nazionali di Confcommercio e Confesercenti. Dopo l'incontro, i delegati hanno deciso di sciogliere definitivamente il corteo, ma non tutti hanno recepito il messaggio. Una quarantina ha infatti deciso di raggiungere il Lingotto, dove nel pomeriggio è atteso il premier Silvio Berlusconi. L'intenzione è di chiedere un incontro al Presidente del Consiglio per sollecitare modifiche alla direttiva. Lungo il percorso, in via Nizza, è stato nuovamente bloccato il traffico. L'incontro non è stato per niente soddisfacente perché comunque non ci hanno dato nessun tipo di assicurazione per quanto riguarda il fatto del lavoro, insomma la sicurezza di avere il posto di lavoro. Cioè alla fine del decennale in teoria, secondo questa legge, la modifica che hanno fatto, faranno un bando dove potranno entrare società di capitali, SRL, altre associazioni cooperative e noi anche ambulanti, ma noi ambulanti non avremo nessun diritto di prelazione su già i posti che abbiamo. E questo per noi riparte da zero, praticamente. Si riparte da zero, la lotta continuerà e sarà sempre più dura. Questo è. E i manifestanti che stanno adesso al Lingotto, c'è stata un po' una spaccatura? Sì, sono iniziative personali. Il comitato in questo momento disdice la manifestazione perché abbiamo praticamente svolto il compito che avevamo programmato. Bon. Non abbiamo nessuna organizzazione, la gente è stata portata qui in piazza, ma fino a ieri nessuno sapeva praticamente niente, ma anche sulla Bolkestein. C'è un comitato che sta muovendo, mi sembra, i primi passi, che ha il merito, se non altro, di averci portato qua e di averci informato. Quindi i manifestanti che stanno andando... Siamo dentro di noi, ma dentro di noi abbiamo una parte razionale e una parte molto arrabbiata. Loro seguono un po' di più quella arrabbiata. La manifestazione si è spaccata perché in mezzo a noi c'erano degli infiltrati, c'erano dei sindacalisti che gli interessava fare politica e hanno approfittato di questo momento per farlo. Ci sono riusciti in parte, però loro pensano che ci hanno preso in giro, ma si sono sbagliati perché ci hanno incattivito ancora di più. A Lingotto noi andiamo a chiedere al nostro presidente Berlusconi se ci può dare chiarimenti riguardo a questa legge, perché purtroppo è una legge che sta toccando gli ambulanti. Prima gli ambulanti non erano visti da nessuno, adesso sono preziosi, sono diventati gioielli, tutti li vogliono. Come si sono portati via SMIA di Torino, l'hanno portata a Milano, come si sono portati via l'automobile, si vogliono portare via i mercati. Il SMIA va bene, l'automobile va bene, i mercati non si toccano.